Sì, è stata una partita interpretata bene, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un enorme volume di gioco, siamo andati sotto su un tiro dal limite, sulla ribattuta, ma insomma abbiamo sempre avuto il controllo del campo, il controllo della palla, quindi contro un avversario che non era semplice giocarci contro, abbiamo rischiato praticamente pochissimo, quasi niente. E quindi sono contento della prestazione dei ragazzi che danno seguito alle ultime partite precedenti. E poi è vero, c'è una remotissima ipotesi che non ci fa festeggiare la matematica, ma è come se lo fosse, nel senso penso che la possiamo dar per fatta. E quindi, come ho detto nello spogliatoio, ora c'è orgoglio per aver raggiunto un primo traguardo e ora giocheremo le ultime due per cercare di fare un'impresa, ma che sarebbe veramente un'impresa, però dobbiamo provarci per noi stessi, per dare un'opportunità che i ragazzi meritano e ci proveremo con tutte le nostre forze. Però è chiaro che dobbiamo fare, tra virgolette, un miracolo sportivo. Sulla partita di oggi, non so se l'ho letta un po' male, te era un propositivo in avanti, quanto svagato dietro, strano, perché non, soprattutto ultimamente dietro qualche sbavatura di troppo, qualche disattenzione. Nel primo tempo ogni tanto c'era la frenesia di voler andare a far gol e ci mettevamo in ritardo sulle linee d'anticipo sugli avversari che ogni tanto riconquistavano palla facilmente e ci facevano perdere terreno, però è vero anche che abbiamo concesso praticamente niente. Però sì, è stata anche una correzione che ho cercato di trasmettergli alla fine del primo tempo, perché a volte la frenesia di voler andare a provare a vincere la partita ti scopri e invece bisogna tenere la concentrazione massima e occupare il campo in maniera ottimale, cosa che i ragazzi poi insomma, nel secondo tempo hanno fatto. Mister, quanto ti fa piacere il record personale di Bernardotto? Ieri ne avevamo parlato, lui ci è riuscito con questa maglia, insomma, ti inorgoglisce anche a te perché comunque sotto la tua gestione lui ha raggiunto questo record personale, non era scontato, visto che nelle prime 13 giornate lui gol non l'aveva fatto. Sì, no, ma io sono orgoglioso, come l'ho detto a loro, perché è chiaro che quando la squadra riesce a giocare da squadra, poi crei più occasioni, metti nelle condizioni gli attaccanti, i centrocampisti di andare a tirare con più frequenza. E sono contento che l'anno scorso ci riuscì Cuppone a esplodere, poteva aver fatto tanti, tanti più gol anche Gabriele, però è un giocatore che secondo me è migliorato moltissimo rispetto all'inizio di stagione, perché anche negli smarcamenti sui difensori centrali ora si sa muovere e diventa anche imprevedibile capirlo. È chiaro che deve ancora migliorare tanto sotto l'aspetto realizzativo, però ha fatto dei passi da gigante e il suo record, gliel'ho detto al termine della partita, abbiamo salito il primo scalino, che era il primo obiettivo che ci eravamo preposti io e lui. E ora proveremo a fare l'imponderabile e cercare di migliorarlo ulteriormente. Ma è la stessa cosa che ho detto a Pippo D'Andrea, che in metà stagione volevo cercare con tutte le nostre forze di riuscire a battere il record della stagione scorsa a Foggia, dove ha giocato tutto l'anno da titolare e qui in metà stagione lo ha quasi eguagliato. Quindi questo è sinonimo che la squadra produce tanto. E così come è riuscito Soprano a segnare i primi gol in carriera, così come la miglior stagione realizzativa di Viero, e spero che anche il capitano riesca, che ora l'ha solamente eguagliato, a battere il suo record di realizzazioni, perché è sinonimo che poi la squadra produce, crede in quello che fa e per noi dello staff tecnico è motivo di orgoglio. Mister, 4 punti in 2 gare in casa, in molti lo avrebbero sottoscritto, quindi è soddisfatto da questo punto di vista, un vittorio in pareggio. Sì, no, ma sono soddisfatto per come le partite sono state interpretate e come la squadra ha giocato, perché
abbiamo messo in campo tanto, abbiamo messo in campo solidità difensiva, abbiamo saputo mantenere le distanze, abbiamo giocato molto bene quando avevamo la palla, siamo stati molto pericolosi. Insomma, penso che per quello che la squadra ha mostrato, penso che siano prestazioni positive e i risultati sono sicuramente positivi. Mister, ti faccio una domanda, perché siccome oggi abbiamo visto anche nelle altre partite risultati un po' strani, non strani dal punto di vista impronosticabili, ecco in che senso strani, non so quanto sa di pericolo scampato non essere proprio lì in mezzo in questo momento. Ma è questo, cioè è che forse le ultime partite ogni tanto hanno annebbiato quello che è stato anche il percorso di questa stagione, ma questo è un girone estremamente difficile, complicato, equilibrato, dove se pensate che è invischiata nella lotta per non retrocedere una squadra come la Viterbese, che per rosa e per qualità di organico dovrebbe stare nelle prime 5 posizioni. Quindi questa la dice lunga sull'equilibrio che regna in questo girone, e ogni squadra ha dei giocatori di spessore, e quindi cioè, quello che i ragazzi stanno facendo dopo tutto quello che abbiamo passato è veramente qualcosa di eccezionale e i ragazzi vanno solamente ringraziati. Sì, Azio Osmanovic e Pinto Crampi. Ci sono ancora speranze per i playoff, voi ci credete? No, l'ho detto in precedenza, è quello che ho detto al termine della partita nello spogliatoio. Siamo contenti di aver raggiunto 42 punti e ora le ultime due partite cercheremo di fare un'impresa, un miracolo sportivo, perché di questo si tratta. Quando una squadra tutta la stagione è stata nelle ultime in zona play-out o in zona salvezza, ma mai si è affacciata nella parte sinistra del campionato, è chiaro che se dovessimo riuscire ad entrare nelle prime 10 è veramente un miracolo sportivo e ai ragazzi andrebbero veramente fatto una statua, perché poi, ripeto, quello che abbiamo passato in questa stagione voi intanto l'avete vissuto con noi, quindi sapete quante difficoltà abbiamo incontrato e sono orgoglioso di aver allenato un gruppo così, perché hanno affrontato ogni difficoltà traendo delle motivazioni a dare qualcosa in più.